cura dei tumori, ma anche ricerca scientifica ad alto livello. Siamo al Pascale di Napoli. Benvenuto. Salute, direttore. Grazie. Dunque, questo è uno dei laboratori in cui aiutiamo il paziente oncologico ad essere curato. Beh, in modo particolare noi attraverso l'immunoterapia facciamo una ricerca piuttosto avanzata. È il nostro orgoglio, non a caso abbiamo avuto due finanziamenti di recenti per due progetti, uno che riguardano l'immunoterapia dell'epatocarcinoma, tumore molto frequente dalle nostre parti, e l'immunoterapia del tumore del rene. Il Pascale si caratterizza per una filosofia molto particolare che voi avete, cioè il malato, come dire, viene in qualche modo preso in carico da diversi settori. Perfetto. Di questo, questo è ospedale. Quello che chiamano l'approccio multidisciplinare, cioè la possibilità di dare al paziente la migliore terapia possibile con un trattamento integrato tra le varie specializzazioni che concorrono proprio alla migliore cura. Per esempio? Per esempio la radioterapia con un'alta tecnologia come può essere il cyberknife, oppure trattamenti mini invasivi come quelli che avvengono in sala operatoria con la chirurgia robotica, e trattamenti medici che oggi come oggi proprio rappresentano il futuro con l'immunoterapia. Questo è un TAC multistrato che insieme ad altre apparecchiature ad alta definizione come può essere la risonanza, la TC-PET, possono aiutarci a capire il tumore dove arriva. E soprattutto è importante per quanto riguarda l'impostazione di un trattamento integrato, perché attraverso queste apparecchiature è possibile capire il tumore dove arriva. Per esempio il tumore del polmone, se abbiamo una situazione documentata, localizzata soltanto a un lobo polmonare, basta una chirurgia mini invasiva. Se invece è più grande, magari sarà fatta una terapia chirurgica a torace aperto. Se invece ci troviamo di fronte a una neoplasia più grande, necessita, ecco, del trattamento integrato che può essere radio, chemio o immunoterapico.